Come stai? Tutto a posto? Eccoci qua, la stanza della simpatia. Ah, riesco molto a sorgere. Buongiorno. Come sta la coppoletta? Coppoletta. Io sono molto come Cannella. Un look studiato per Radio DJ. Oh yeah. Apposta. Immagino. Come va la vita? Benissimo. Bene. A voi come va? Abbastanza bene. Io vi sento sempre, mi fate troppo ridere. Questa è la stanza. La stanza della simpatia. Avete creato questa energia qua dentro. Fa piacere. Abbiamo preso in giro un po' nei giorni scorsi per il featuring con Battiato. No? Ah, già è vero. Che... perché c'è il nome grosso così e poi dici tre parole. Ma in realtà poi no, fai tutti. Perché la cosa importante, è l'assenza che pesa più della presenza. Ha detto così. Genio, ragione. Poi ti ricordi perché stai tutto il tempo a cercarti. Certo. Non certo. Ti senti, allora tu ricordi meglio, no? A ricordi meglio. State ascoltando Radio DJ, questo è il disco nuovo di Moby, molto anni 70, si chiama Oh Yeah. Siamo invece nel presente, anche se è un presente che ci riporta un po' indietro, perché 10 anni fa, nel 1998, usciva un album, il fatidico terzo album di Carmen Consoli, ed era il famoso Mediamente Isterica. 10 anni dopo quell'album viene ripubblicato, arricchito, sotto ogni punto di vista, grafico ma anche sonoro. Buongiorno Carmen. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Carmen. Bene, bene, molto bene, sono felice di essere qui. È ancora fresca di brioche, cappuccino o qualcosa del genere? Sì, sì, sì. Ti ho visto molto affamata. Ho approfittato. Sai, noi del sud arriviamo al nord, arriviamo a Radio DJ. Volete offerto qualcosa? E io subito approfitto, no? Volete offerto qualcosa? Ma veramente... Senti, ieri sera hai suonato anche a Milano, giusto? Ieri sera abbiamo suonato a Milano. Com'è andata? Bene? Molto bene. Il pubblico milanese mi esalta, veramente. Sì. Perché ti vogliono molto bene. Sì, insomma. Devo dire che mi sento un po' milanese quando suono a Milano. Sì, anche perché ti posso confermare che a Milano milanesi non ce ne sono più ormai da tempo. E quindi siamo tutti del sud e quindi molto ci facciamo offrire le cose. In effetti. Senti, come mai questa idea di ripubblicare un disco, anche se appunto molto 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 arricchito? Perché sai Linus, io non vorrei essere ipocrita. In realtà, essendoci un calo totale di idee e di ispirazione, ho preferito ibernarmi a 10 anni fa. Sono andata sul sicuro, siccome è un disco che è andato bene, ho detto adesso mi invento questa cosa. Avendo perso completamente la vena compositiva, ho detto adesso faccio una cosa. Siccome noi italiani tendiamo a guardare indietro, ho detto adesso mi belli. Certo. Mi trasformo nuovamente nella Carmen di 10 anni fa, quella che calava la testa, quella un pochettino ingazzusa. E così vado avanti per altri 2 anni. Senti, vuoi dire che in questi ultimi 2 anni non hai scritto niente di nuovo? In realtà lo stavi facendo. No, io ormai mi sei esaurita la vena. Ma non è vero. Sono dissanguata. Si sono sucate tutto. D'altronde a 34 anni. D'altronde io devo pensare a prolificare, devo pensare ad altre cose. Ma come? Abbiamo sentito. Senti, piuttosto prolificare di End and Go. Com'è sta cosa? Non chiama il produttore esecutivo. Non ti chiamano gli zii e ti dicono Carmen, novità. Carmen. No, perché prima mi devo sposare. Ma prima del matrimonio ci deve essere la presentazione ufficiale al signor Consoli. Insomma, è tutta una cosa complicata. Però ancora, con questi capelli corti, non dimostra la sua età. Ida potessi dire di averne 10 anni in meno. E io così mi illudo di dici, poter... Tu quindi è 24 troppo presto. 24 anni troppo presto. D'altronde mi hanno detto che c'è un'età anagrafica e un'età biologica. Certo. La mia età biologica sai è 24. Che peraltro l'esperto di età biologica barra anagrafica e l'ex sindaco della tua città. Esatto, infatti noi ormai nel nostro patrimonio genetico abbiamo questa consapevolezza. Ok, come sta Catania più che altro? È molto bella, soprattutto al chiaro di luna. Al buio, quando c'è la luna piena, la città è vero, perché non è hanno, bellissimo. È vero che c'è poca illuminazione anche, perché non hanno i soldi per pagare le bollette. No, sai, più che altro è anche una moda poetica, vogliamo andare al lume di candela in giro, è una cosa che noi apprezziamo notevolmente, perché noi non critichiamo la nostra città, anzi, anche quando ci lasciano senza luce, senza acqua, noi li ringraziamo. Certo, cosa dice la gente adesso, a parte gli scherzi, la gente di Catania, di questa situazione? Bella Catania. Cioè, al chiaro
Riccardo e Luna. No, adesso, a parte tutto... Perché questo è poi lo spirito del sud, no? Sì, vabbè, arrangiamoci. Un po' ironico, un po' fantarista. No, in realtà poi, vabbè, manca la luce. Cioè, non è che... Senti, eppure pensa alle coincidenze. Quest'anno che Catania appunto è in difficoltà, Catania viene anche comunque baciata in qualche modo dalla fortuna. Il super enalotto miliardario, sì, che arriva a Catania. La Miss Italia, Italia che è catanese. Il Catania che è tutto sommato... E vi volevo dire che erano finaliste due catanesi. È vero. Adesso non per parlare, sì, però sì, nella media statistica, insomma, noi femminazze del sud cominciamo a farci sentire, giusto? Embare... Quindi, no, in realtà Catania è una città meravigliosa, a me manca tantissimo, è una città che sorge tra il fuoco e il mare in realtà, certo. E in realtà questo vulcano condiziona, fra... non so se vi è capitato, certo, di stare a Catania durante, certo, le eruzioni e di essere un pochettino, come no, dire, influenzati. Catania si è nervoso. Si sente il rombo proprio? Il... Sì, infatti quando noi registriamo i dischi... Noi sentiamo il rumore di fondo. Sì, sì, sì. La vibrazione. Sente Roma, si vede il nero soprattutto, il nero poi per terra, piove nero, cenere. Ed è poetico tutto, cioè, questo, perché da una parte è il mare, dall'altra parte, cioè, sei tra il fuoco e l'acqua. Certo. Questa cosa è incredibile, quindi tu puoi immaginare lo stimolo, le persone sono iperattive. È una città che veramente regala degli spunti poetici, certo, notevoli. Cioè, vai in una città e vedi un fiume di fuoco che guarda verso il mare. Certo. E se piove, ogni tanto piove terra nera dell'Etna, è bellissima, perché sembrano dei gioielli che arrivano dal cielo ed è calda. E quindi è una terra incredibile. A livello di ricchezza umana è una terra che ha tantissimo da offrire. Infatti mi auguro davvero che la nostra Sicilia tutta possa veramente puntare su ciò che di forte ha. E ha tantissimo. Sì, dal punto di vista creativo, dal punto di vista anche imprenditoriale, se vuoi. Senti, mettiamo una canzone e poi continuiamo questo discorso che è molto interessante. Questa si chiama L'uomo meschino. Sì. Meschino, tra l'altro, è un'espressione tipicamente siciliana. Però no? Vi dico una cosa. Meschino viene da... Meschino, in realtà, viene dall'arabo. In realtà vorrebbe dire poveretto. Voi lo usate come sfortunato qua. Sì, poveretto, anche ma in realtà viene dall'arabo, noi abbiamo assimilato questo, sì, me lo diceva un mio amico studioso, ed è meskin, credo che il Petrarca lo citi da qualche parte, il meskin, okay. Il meskin di o Petrarca o Boccaccio, non mi ricordo adesso questa citazione, un poco di confusione, giusto, questa mia immensa cultura si confonde. E insomma il senso però è quello siciliano che diamo noi, cioè, certo, meschino, poverino, poveretti, sì, sì, poi l'italiano è diventato meschino nel mio senso, nel mio senso, nel senso della mia canzone è subdolo, è subdolo, diciamo, cattivo, a quello italiano, cioè, quindi la canzone è italiana, ok, Carmen Consoli, Radio DJ. Anche in Sardegna lo usano, no? Sì, meschinetto. Ma lo stiamo usando, noi lo usiamo giusto, perché il termine meschino vuol dire... L'etimologia è quella corretta. Poverino, sì. Sì. Che poi voi dite meschino quasi con la... Meschino, no, meschino. Meschineggio, meschino. Meschineggio, meschino. Pari anche a Cagliari. Poverino, ma è il senso positivo, no? Sì, sì, anche quando uno muore. Si dice. Sì, esatto. Tipo uno gli succede una cosa brutta, incidente, meschinetto. Cioè proprio marci meschino. Cosa vuoi mettere di canzone? Mettiamo un'altra canzone del disco o vuoi mettere quella combattiata? Quello che volete voi, decidete voi, dai. Mettiamo quella combattiata, così parliamo anche del duetto.